Amici di Starfish in TV, ci troviamo qua oggi a Porto Barricata. Siamo qua col Tuna Fishing Gargano che ci ospita per questo bellissimo evento che poi andremo a spiegare domani. Subito questa sera qua in partenza per gli amici di Starfish in TV con Marco che Ciao. Ci spiega un attimino le varie canne che verranno utilizzate domani. Ragazzi, è successo di tutto questa sera sul Fish Hunter. Stiamo facendo il filmato con tre lumini, ma che televisione siamo, Starfish in TV, Marco? Però noi andiamo avanti, non ci fermiamo a queste cose Sempre. Delle luci, giusto? Sempre. Allora, dimmi un pochettino le canne per domani. Siccome domani saremo in gara, quindi cerchiamo di giocarcela fino alla fine, andremo con delle 30 libbre. 30 libbre ad oggi è il libraggio minimo consentito in gara, considerando quindi un 15 kg rotti di carico di rottura e quindi insomma per andare a tonni in drifting è un bel libraggio. Siamo fini e cerchiamo insomma di giocarcela fino alla fine. Vedo tutti gli anelli in titanio, sbaglio? Sì, diciamo che queste qui sono canne particolari, studiate apposta per il discorso drifting e per i libraggi fini. Questa in particolare è una 30 libbre pura, prodotta in America, serie particolare. E quindi insomma siamo pronti per domani, poi domani andremo ancora a vedere meglio nel dettaglio durante la sessione di pesca. So che c'è sulla barca domani anche uno dei padri, diciamo, della pesca al tonno, che è Michele Coda. Sì, sì, un grande amico, sì. E quindi insomma innanzitutto speriamo di non fare brutta figura, ecco, questo è importante perché... soprattutto nei suoi confronti, perché vi ha istruito bene, giusto? assolutamente insomma. Ok, va bene, allora Michele vieni qua con noi un attimino, anche te, venite un attimino, andiamo per vincere, vieni. Voglio tutto il team Tuna Fishing del Gargano. Vieni Gianni, ci avevano già ospitato precedentemente. Sono lumini per tutte le parti. E per chi non ci crede, ti metto un gol. Ragazzi, i pip. A domani mattina andiamo avanti. Ciao ragazzi, state sempre sul canale. La Starfish TV oggi ha il privilegio di trovarsi qua al porto di Barricata grazie anche all'amico Coda con il team Sunrise. E saliremo sul Fish Hunter Ciao Pa, sempre sponsorizzato dal Sunrise. Siamo qua oggi perché c'è il tournament Tuna Tag, uno dei più grossi eventi del Nord Italia per la pesca al drifting al tonno. Qui si giocherà tutto per i campionati italiani FIPSAS 2013. I primi due classificati di questo torneo, diciamo, dove prevede 44 imbarcazioni oggi in pesca al drifting al tonno rosso, i primi due si andranno a classificare poi per i campionati italiani Big Game 2013 al drifting. Grande skipper, vai! Ascolta, no, un'ultima domandina, Giampi. Ieri sera, gran festone qua, La luna, stupendo, il buon bicchiere giù dei vostri paesi, la Puglia. Siamo in ritardo, andiamo a vincere. Ragazzi, big fish oite! We'll be right back.
ovviamente Tuna Tag qua appena usciti dal porto di Barricata. Siamo qua con il comandante Lollo. Grande, ciao a tutti. Ascolta, dove ci stai portando adesso? Andiamo adesso al punto di ritrovo a 7 miglia fuori dal porto di Barricata, pronti per prendere l'arco per dirigerci sul punto gara e sulle coste di pesca. Per cui dopo grande spot oggi. Sì, strisciata, ancora e poi ci mettiamo in pesca, caliamo le canne e speriamo nella buona sorte. E via, oltre a questo Lollo è anche esperto di tuna, perché è da anni che ti ci metti questa attività, no? Sì, diciamo da piccolino è una passione che ha preso sempre di più. Allora, per il momento con Lollo, capitano, comandante di vascello, è tutto quanto, sempre sintonizzati su Starfish in TV, ci rivediamo al punto d'incontro. Ok, buongiorno a tutti, faccio l'appello delle imbarcazioni per poi dare il via alla quarta edizione del TTT. Imbarcazioni numero 1 Sirius, presente 2 Dream One, il canale 16, presente 3 Skipper, presente Roger. Eccoci finalmente giunti sul punto dove inizierà poi la strisciata di sarde. E hanno deciso adesso i ragazzi qua di procedere per un miglio circa in pasturazione, poi si ancoreranno con una boa che la vediamo qui alla nostra destra, boa bianca, che terrà un pochettino là. C'è Marco qua in questo momento che sta preparando gli ultimi ritocchi alle canne, canne sempre marchiate Sunrise. Giampi sta tagliando, Skipper impegnatissimo a pasturare abbondantemente. Ci siamo ragazzi, andiamo in cerca del Big Fish. Ecco, siamo qua adesso giunti sul punto di mettere le canne in acqua. Abbiamo qualche difficoltà con il primo cameraman, noi abbiamo il secondo, perché qui che sta facendo la pastura lui. Grande Vincenzo, c'è la trota salmonata dietro. Vincenzo, prendi la sarda. Prendi la sarda, mangia la sarda che stai meglio. Abbia fatto. Ready. Grande Vince, devastato. Dai che parte! Tu guardi, no? Dobbiamo stare molto attenti, perché, molto attenti, perché è un pesce che taglia questo. Ancora non sappiamo neanche qui cos'è, ragazzi. Marco, ci spieghi un po' le canne qua, cosa stai utilizzando? Dai, mi dai il numero. Sto utilizzando delle Atlantic Road stand up da 30 libbre. Con annesso un Avet sempre 30 libbre.
vista della partenza, intanto controlliamo le canne frequentemente. In questa zona, insomma, anche grazie alla presenza del Po, le correnti sono molto strane e forti. E quindi siamo sempre qua che muoviamo, controlliamo, guardiamo gli inneschi, ma ancora niente. Guarda, qui siamo invasi da sti pesciacci. Adesso siamo nelle battute finali della gara, abbiamo ancora qualche piccola chance per cercare di ribaltare le sorti della nostra giornata di pesca. Stiamo cambiando in pochi minuti tutto l'approccio, ci siamo sciolti dall'ancora, stiamo andando in drifting, cioè praticamente scivolare sull'acqua. Cambiamo assetto e in questo momento abbiamo anche posizionato l'ancora galleggiante che ci darà la possibilità di addrizzare la nostra barca e cercare di tenere le canne in scia. Ci giochiamo il jolly, speriamo bene ragazzi. Let's start.